I resti trovati nel casolare appartengono ad Andrea. Ora la conferma delle analisi scientifiche è giunta. Il corpo, ormai irriconoscibile, ritrovato lo scorso 20 gennaio in un edificio abbandonato a Castelplanio, Ancona, è effettivamente quello di Andrea Rabčuk, la giovane scomparsa il 12 marzo 2022 dopo aver trascorso una notte tra amici a meno di un chilometro dal luogo del ritrovamento. In realtà la notizia era già stata considerata come certa. Il mistero, però, ruota attorno alla causa della morte della ragazza. Cosa è accaduto quella notte? Andrea è stata colpita da un malore o si è tolta la vita? Qualcuno l'ha uccisa per poi simulare un suicidio? Gli elementi raccolti finora non conducono a una risposta inequivocabile. L'ultimo elemento è rappresentato dal messaggio trovato proprio all'interno del casolare in cui sono stati rinvenuti i resti. Si tratta di una frase scritta a penna su una trave di legno. «Avrei chiamato mamma se lui non me lo avesse tolto. Vi voglio bene». A una prima analisi, sembrerebbe che il messaggio sia stato scritto da Andrea poco prima della sua morte. Tuttavia non si esclude la possibilità che qualcun altro possa averlo scritto al suo posto, con l'intento di depistare le indagini. Per verificarlo, si attendono principalmente i risultati degli esami sul pennarello per determinare la presenza del DNA della giovane. Ma a cosa si riferisce esattamente il messaggio? Per comprenderlo, dobbiamo tornare alla notte della scomparsa. Andrea aveva trascorso la serata con il fidanzato Simone Gresti e altri due amici all'interno di una roulotte parcheggiata nel giardino di un altro casolare nel territorio di Monte Carotto. Durante quelle ore la coppia aveva litigato più volte. L'ultimo alterco, secondo quanto raccontato da Gresti, aveva spinto Andrea ad allontanarsi da sola a piedi. Da quel momento nessuno l'aveva più vista. Il telefono della giovane era rimasto in possesso dell'uomo. Nei giorni successivi, la madre di Andrea, Georgeta Cruceanu, aveva tentato più volte di contattare la figlia, ma il fidanzato evitava di rispondere. Gresti aveva affermato di non averlo fatto per non preoccupare Georgeta e aveva sostenuto che Andrea gli avesse lasciato il cellulare spontaneamente. La frase sembra riferirsi al fatto che il telefono sarebbe stato sottratto dall'uomo contro la volontà della ragazza, impedendole di chiamare la madre o di chiedere aiuto. Simone Gresti resta pertanto l'unico indagato, con l'accusa di 4 reati diversi: sequestro di persona, spaccio di droga, omicidio volontario e istigazione al suicidio. Di fronte alla notizia del messaggio trovato nel casolare, l'uomo ha replicato difendendosi. «Bisogna vedere se l'ha scritto lei, io ho veramente dei seri dubbi». In sostanza, Gresti continua a dichiararsi innocente, ipotizzando nel contempo che qualcun altro, diverso da lui, abbia cercato di depistare le indagini. L'uomo ha ammesso solo di aver litigato con Andrea quella notte, come accadeva spesso, spiegando di averla vista allontanarsi arrabbiata in direzione di Iesi. Aurora, l'amica presente con loro, l'aveva seguita per un tratto, ma anche lei aveva desistito, lasciando Andrea libera di andarsene. Per comprendere quando e in che modo Andrea è giunta nel casolare di Castelplanio, è necessario attendere ulteriormente. È entrata da sola la sera stessa della scomparsa? Oppure qualcuno era con lei e l'ha poi ferita? Oppure è stata trascinata all'interno solo successivamente, quando era già deceduta? La presenza del messaggio, se affidabile, suggerirebbe l'ipotesi di istigazione al suicidio. A sostenere questa pista c'è anche la sciarpa di Andrea, riconosciuta dalla madre, trovata legata a una trave nel soppalco del casolare. La giovane potrebbe essersi impiccata e il corpo sarebbe poi caduto al piano sottostante. Tuttavia, l'ipotesi del suicidio è considerata equiparabile a quella di omicidio. La presenza della sciarpa potrebbe indicare che l'assassino l'abbia posta lì deliberatamente, forse con l'intento di depistare le indagini degli investigatori. Subito dopo la scomparsa di Andrea, diverse persone hanno esplorato il casolare: un vigile del fuoco, un volontario della protezione civile e persino uno youtuber. Nessuno di loro sembra aver notato il corpo di Andrea. È possibile che l'edificio fosse vuoto
o forse non se ne sono semplicemente accorti. Una cosa è certa. Negli ultimi tempi Andrea si era associata a nuove conoscenze che destavano preoccupazione nella madre. Potrebbe questa essere la chiave per risolvere il mistero?